che è un dedicato anche non solo perché purtroppo è un argomento che divide più invece che dovrebbe unire, perché assolutamente, cioè, anche perché dire, ideologicamente, almeno che non sei fascista, però i partigiani non erano solo di sinistra, c'erano anche i democristiani, i cristiani, i cattolici, quindi è che poi probabilmente si sono spaventati perché non vogliamo neanche fare, io sono iscritto all'AMPI, sì, alla Barola in Milano, però non volevo fare neanche un film, volevo fare un film reale, cioè volevo far capire quanto umani fossero i partigiani, come sicuramente ci sarà stato il partigiano delinquente criminale, insomma, però in linea di massima la premessa è i partigiani combattevano per la libertà, i fascisti erano per il regime, punto, questa è la premessa. Però devo dire ci siamo spaventati, forse anche perché forse è un po' troppo presto. Era un tema complicato, in realtà poi avevamo anche trovato una bella storia, no? Ti ricordo, avevamo trovato la storia del, possiamo dire, il primo partigiano, cioè l'unico forse partigiano di colore, cielo, che era una storia molto bella. Però poi alla fine non c'era. No, forse è troppo presto, non abbiamo ancora le spalle così larghe per affrontare un argomento che non eri cattivo, perché noi italiani abbiamo tutta la colpa ad Orfino e non ammettiamo che purtroppo i cattivi eravamo anche noi, e i treni per i campi di concentramento partivano anche dall'Italia. Se tu non ammetti che c'era un pericolo, che eravamo cattivi, sminuisci sicuramente il valore dei partigiani, perché dice perché? Quindi Berlusconi dice, ma alla fine il confine andava in vacanza. Cioè, quindi cioè, i tedeschi ogni giorno dicono ma com'è potuto succedere una cosa, e noi invece non ci siamo mai fatti un esame di coscienza. Questa formula diventa italiana che c'ha. Ma io a scuola, tanti, studiavo la seconda, mi ricordo che non capivo perché c'era sempre questa cosa che non si capiva, ma l'Italia ha vinto o ha perso, questa cosa che a scuola ti insegnava la seconda guerra mondiale, ma tu non capivi. Se hai vinto perché se noi, scusa, vinto. Noi abbiamo dichiarato guerra ci siamo alleati con i tedeschi, abbiamo dichiarato guerra fra tante nazioni, gli Stati Uniti e gli inglesi, loro hanno risposto come purtroppo si risponde in guerra, soprattutto in quel periodo, bombardando soprattutto i civili, anche i civili per noi. E poi appena sono arrivati abbiamo detto viva i liberatori, cioè è un cortocircuito insensato, non abbiamo fatto una bella figura e non ammettiamo che noi eravamo fascisti che mandavano la gente al campo di concentramento. Allora, la seconda opera di un regista è sempre una prova un pochettino un po' più difficile, perché soprattutto se la prima va bene, come è andata la mafia uccide solo d'estate, c'è un macigno che pesa assolutamente. Devo dire che poi a un certo punto, quando il Guerra per Amore ha preso una sua personalità, il bambino è cresciuto, è cominciato a camminare, è sparito. Poi è ritornato, quando nella fase dell'uscita, adesso penso che insomma ormai, cioè, comunque ci siamo liberati, perché comunque poi magari non può piacere, però secondo me era comunque un Guerra per Amore, un film che soprattutto per gli standard del cinema italiano mi sembra comunque è un film costume, è coraggioso, ha una sua personalità, poi magari, ripeto, può anche non piacere, però è andato, fortunatamente il secondo film è andato e secondo me io come regista, ma anche come sceneggiatore, abbiamo imparato molto di più ora con questo film, Guerra per Amore, piuttosto che La Mafia di Sestate, che guardavamo Le Farfalle, insomma. La Mafia di Sestate è uscito totale incoscienza, invece sì, l'incoscienza del boh, esatto, invece qui era il professionista, che perché ora lo ti dà, adesso e lì entra il professionista, cioè, diventa, non ci è piaciuto, abbiamo fatto anche la serie TV, adesso però ci devi dimostrare, sì, esatto, che quindi giustamente poi abbiamo scelto con un argomento non facilissimo, nel senso che prevedevamo quello che poi in parte è successo, che discussioni, perché appunto è un argomento, però quello, cioè non puoi, sai che viviamo in una fase storica in cui la gente parla solo se ha tanti like. Mi ha fatto impressione che una volta uno mi ha detto, ah, ma hai visto quella dichiarazione che hai fatto, cosa, che insulti hai avuto su Facebook? Però era, non mi ricordo che dichiarazione fosse, ma era di una cosa, una verità per me sacrosanta, che non è che stai zitto perché hai meno like, non puoi parlare, soprattutto un artista, non puoi scrivere un film solo perché così riceverai tanti like. È chiaro che dal punto di vista economico i conti devono tornare, però
il desiderio è quello di essere apprezzati, però noi sapevamo che era chiaro che La mafia uccisa d'estate era un film che univa, e sapevamo che avevamo fatto un film che univa, e qui non necessariamente saremmo andati incontro a un film che divideva pubblico e critica per molti motivi. Uno, perché diciamo è un tema, ha preso posizione su un tema, e su questo non ci piove, e noi siamo convinti che le cose siano andate come abbiamo raccontate. E due, perché comunque chi ha visto il primo film tendenzialmente si aspetta di ritrovare quelle atmosfere, eccetera. In realtà Il vero amore è un film diverso, secondo me questo è un punto, a me è un punto di merito per il regista, cioè aver fatto un film diverso, ma proprio nella messa in scena, cioè tu hai fatto un altro tipo di film fotograficamente, eccetera, e non è poco, ecco, diciamo, perché è tanto. Sì, io penso che abbia fatto da un punto di vista registico un cambio radicale, cioè La mafia c'è stata nella regia, è fatto una regia più minimal, sì. Qui invece ma lo sai, non è solo un fatto di fotografia, ma è anche un fatto di gestione di storie. Cioè La mafia uccisa aveva una linea narrativa, quindi tanto si intersecava. Qui doveva mettere in scena più mondi, rendendoli tutti, come dire, credibili. Che poi neanche più mondi, anzi, oltre i più mondi, anche comunque da un certo punto di vista anche più linee narrative, perché comunque non c'è una guerra sola, ci sono tre guerre, se vogliamo. C'è la guerra vera e propria, c'è la guerra che fa invece Flora nelle mura di casa, che per gli anni in cui siamo è una guerra vera e propria, e poi da un certo punto di vista, diciamo un pochettino più, c'è anche la guerra quando abbiamo i due anziani, tra la devozione religiosa nei confronti della Madonna e quella invece la statua di Mussolini. Quindi in realtà sono tre linee narrative abbastanza. E poi c'è pure Mimmo e Saro che si amano, sì, ma non possono dichiarare. Sì, certo, assolutamente. E lei, per diciamo sempre che una guerra, la seconda guerra mondiale, non è stata ovviamente. Si parla di Hitler e Mussolini per ogni motivo, ma all'interno quante vite, quante esperienze, quante appunto storie sono successe per colpa di un avvenimento storico, in una situazione storico. Drammatica, estrema, dove il coraggioso era veramente coraggioso. Noi il nostro coraggio nei giorni nostri è riuscire a non cambiare il cellulare appena scelto quello nuovo. Lì la guerra ti metteva a dura prova, cioè lì veramente dovevi tirare fuori gli attributi, e spesso quello che è sempre stato considerato, magari era considerato sempre un codardo, è diventato un leone, e viceversa, insomma. Anche rapporti interpersonali, quindi magari l'amico poi si scopriva veramente chi era. Esatto, veramente magari denunciava l'ebreo oppure si sacrificava per l'ebreo, insomma. Sai che io non mi aspettavo, una cosa che ho sentito spesso, che Flora, che la storia di Flora, che in realtà rispetto alla storia di Arturo è tratteggiata in tre quadretti, no? Tre quadretti, cioè molto veloce, io non mi aspettavo, ma non era, possiamo dirlo, neanche quando l'abbiamo scritto, che avesse questo impatto così forte, perché un sacco di gente proprio dice, cioè questa qui si sta facendo un mazzo quadro. È una cosa che mi ha colpito, sai, quelle cose che tu fai una cosa e poi. Però è vero che era una guerra fatta in quel periodo in cui già quello che faceva era una rivoluzione. Cioè, era una rivoluzione dentro il mondo domestico, ma era una rivoluzione. Abbiamo scritto un personaggio con gli occhi della donna che avremmo voluto, no? Però ci c'erano donne. Sì. Ci sono state donne così, donne così. Ad Arkham ci abita una che si era ribellata al matrimonio preparato. Poi in realtà c'è anche una verità, che la seconda guerra mondiale ha un lascito, cioè sono le donne che reggono poi il peso di questa guerra in casa, nella vita quotidiana, nel sopravvivere, quindi in qualche modo Flora, anche se in America, fa parte di questo ruolo della donna nella seconda guerra mondiale.
Come è venuto a conoscenza di questa storia, di questo report che è stato fatto dagli americani? Ma diciamo che alla fine cioè, ci siamo arrivati per caso, ma fa ridere perché se tu scrivi il rapporto Scotten su internet in Italia, magari qua no, non so, e su Google il primo risultato è Dago Spia, quindi non è neanche, e soprattutto nei libri di storia che parlo di lo sbarco, è un rapporto che, però se tu lo leggi è veramente inquietante la lucidità che aveva questo capitano, che non abbiamo mai capito se era quanta passione ci fosse oppure soltanto un lavoro, perché era stato affidato questo compito, dove ti racconta delle cose e fa dei ragionamenti esattamente giusti e per certi versi tuttora validi, e soprattutto fatto da un americano che insomma non è che avessero una conoscenza così profonda della Sicilia, erano abbastanza ignorantelli al riguardo, però lui ti fa un esame che è veramente tutto abbastanza azzeccato, e alla fine poi la cosa inquietante è quella frase là che dice: se noi lasciamo fare le tre ipotesi da affrontare. Sì, c'è quell'ultimo punto, il terzo punto che se facciamo quello succede. È davvero inquietante. Quindi per noi se, probabilmente se non avessimo trovato quella, perché a un certo punto dicevamo: ma noi abbiamo, forse stiamo ragionando da un senso antimafioso che nel 43 in Sicilia non c'era, nessuno poteva fare. Quel pezzo di carta è la dimostrazione che si poteva fare, lo si faceva, e che i siciliani lo facevano, perché lui dice non si fidano più di noi da quando sono, e quindi grazie a quel documento noi abbiamo deciso di andare avanti. Probabilmente se non l'avessimo trovato avremmo fatto fatica. Era molto più difficile, ma comunque è sempre, come dire, sono sempre le storie che si nutrono di realtà. Ma in realtà non solo di fatti veramente accaduti, ma ci documenti che ti aiutano a giustificare anche sì. C'è una ricostruzione certo di vista, e quindi quella è stata fondamentale. Perfetto. Avete un sold out, quindi mi chiedevo come ultima domanda, mi chiedevo per una persona come lei che si è definito una persona difficile, per cui è difficile mostrare i sentimenti, ricevere un affettivo, ricevere invece tutto questo affetto, anche diciamo dove è iniziata forse la sua formazione, però comunque in un momento fa piacere, cioè, poi ci sono molti italiani, ci sono stati miei. Però no, fa piacere, infatti l'affettivo non è uno che... Sì, no, è una persona che fa fatica a dimostrarli. Quindi no, piacere è ancora per un uomo pigro, è la cosa migliore. Perfetto. E invece un'ultima domanda dal punto di vista invece della sceneggiatura, sì. Mi chiedevo come è nata, cioè questa canzone che è fantastica, che è un leitmotiv, diciamo, un po' del film, come è nata l'unione tra la sceneggiatura e delle scene in cui si parla di questa canzone e la colonna sonora appunto che è stata scritta? Guarda, noi abbiamo immaginato che questo bambino avesse questa fissazione per questa canzone. Quindi è nata prima l'idea di un bambino che, diciamo, aveva dimenticato le parole della canzone, le aveva rimosse per raccontare la lontananza del padre. Poi abbiamo questo rapporto straordinario con il musicista del film, che gli abbiamo raccontato la scena, ha letto, è venuto un giorno mentre stavamo scrivendo e ci ha cantato la canzone dell'asino, Donkey Fry, che era, posso dire, addirittura forse più bella cantata della tanti No, ma è bellissimo questo fatto di appunto trovare altre forme d'arte come la musica che ti è secondo. Era una questione capire come è nato questo intreccio, che è un intreccio che funziona tantissimo. Ma perché c'è stata una cosa adesso, sempre tu fai film, nel caso diciamo del regista li segui per molto tempo, al caso lo sceneggiatore poi li molli, li recuperi dopo e dimentichi. Penso che adesso, ripensandoci bene, in Guerra per amore ci sia stato a un certo punto una specie di voglia di liberarsi di un certo tipo di racconto, perché abbiamo messo, c'è stata una prima versione che c'era di tutto là dentro, nel senso che è diventato un calderone. Sì, dove volevamo proprio avere una certa libertà, no? Volevamo romanzare, infatti sono tante cose molto
libera, appunto il cervo, lo zoppo, partono da una cosa vera, però tutto questo rapporto inventato, il bambino con la canzone, no? Era l'idea di avere una certa libertà, di costruire un mondo. All'inizio doveva essere tutte storie d'amore, ti ricordo. Sì. All'inizio sono tutte storie d'amore, dobbiamo cambiare. Va bene. Complimenti. Va bene, grazie.